E adesso tutti gridano è tornata Zemanlandia. Buonasera amici sportivi di Super J e bentrovati a Pescara Social Club, la trasmissione che questa emittente tutti i lunedì vi propone dalle ore 20 alle ore 21 per parlare dagli studi di Pescara nel cuore della città del delfino biancazzurro che è tornato a navigare in acque alte della graduatoria a suon di gol e vittorie, 3 di fila, 4 unendo la Coppa Italia. Parleremo di questa presunta Zemanlandia che è tornata o che non è mai andata via insieme a Silvio Sarta, giornalista. Buonasera. Che ovviamente non ha bisogno di presentazioni e che in modo per noi molto molto gradito è tornato a trovarci. E ci sarà insieme a noi anche Daniele Rossi, altro collega giornalista che segue da vicino le vicende di Casa Pescara. Buonasera, buonasera Daniele. Buonasera a tutti. Allora Silvio, è tornata a Zemanlandia oppure no? Allora, al di là del piacevole luogo comune della parola Zemanlandia, che ormai ha attecchito, no, nei nostri costumi linguistici calcistici da 30 anni almeno, ma no che non è andata, che non è tornata, perché non è andata via. Se potrò, come credo, esprimere il mio pensiero, il mio punto di vista, la mia opinione, trattasi soltanto dell'eterno problema mondiale, direi, della comunicazione interna ed esterna. Allora, sistemate queste due cose, la comunicazione interna ed esterna, le cose vanno meglio, anzi si ripristinano, perché pensare veramente, amici miei, chiunque mi ascolti, pensare veramente che 5 partite andate male o 6 non lo so, 8. E poi ci sia il miracolo che tutto vada benissimo, perché c'è stato un destino cinico e baro e poi tutto vada bene, sarebbe veramente stupido. Allora, secondo me c'è stata una comunicazione interna che prima non c'era e poi invece ha ripristinato il tutto. Quell'esterno è un altro discorso. Daniele, per te invece? No, da quel che è emerso è tornato senz'altro il Pescara, Luciano. È tornata una squadra capace di fare gioco, di divertire e fare tanti gol. 9 le reti messe a segno nelle ultime 2 partite, 4 vittorie consecutive tra campionato e coppa. Questi sono i numeri che indicano una netta inversione di tendenza. Era quello che in fondo ci si auspicava, e Zeman ha saputo trovare delle chiavi tattiche diverse, secondo me, dall'inizio, da come si era partiti. Primo fra tutti Pellacani in difesa, che è l'unico in grado di tenere alta la linea e permette al Pescara maggiore aggressività. È una squadra che sa essere corta, proprio come vuole il Boemo. E poi a centrocampo, Aloi novità sostanziale per un centrocampo più muscolare, capace di fare una vera e propria fase di interdizione che prima aveva dato diversi dubbi, sinceramente. In avanti sta attraversando un grande periodo di forma Cuppone. Abbiamo visto, eravamo insieme sabato all'Adriatico, quel meraviglioso gol di testa in torsione, e dunque netti segnali di ripresa. Questo lascio a ben sperare sia per l'impegno di Coppa di mercoledì, così come per il prossimo turno di campionato che vedrà i biancazzurri opposti all'Ancona. E allora vediamoceli questi 4 gol del Pescara all'Olbia nel servizio di Massimo Lupacchini. Un'autentica metamorfosi, il Pescara è di colpo diventato uno schiacciasassi, la crisi di gioco e risultati sembra appartenere ad un'altra epoca. Alla goleada di Pontedera segue questa con l'Olbia, disintegrato in un tempo appena. Peccato solo per la squalifica della Nord, che ha reso l'atmosfera non adeguata alla prestazione in campo. Meglio il Pescara da subito, anche se il primo vero pericolo lo costruiscono i sardi con Contini che impegna Plizzari. Un minuto dopo siamo al 23esimo, biancazzurri in vantaggio. A Cornero sulla sinistra prosegue su Milani, cross teso in area dove il solito Cuppone di testa fulmina Rinaldi.
e ora sono dolori per l'Olbia sugli sviluppi di una punizione corta, palla spazzata al limite dove D'Agasso calcia potente con il mancino e prima rete tra i professionisti per il ragazzo di Pianella, preferito oggi un po' sorpresa allo squalificato squizzato. Il Pescara gioca sul velluto e prima dell'intervallo piazza il tris. Sugli sviluppi di un angolo dalla sinistra, cross ben calibrato da Cornero ed è Tuggio a schiacciare di testa da due passi. Per l'Estone è il sesto sigillo personale in stagione. 3-0 al riposo. Brosco per Mesic e Cangiano per Accornero sono i cambi di Zeman per la ripresa. Il canovaccio è sempre lo stesso con il Pescara che spinge e trova anche il quarto gol. Azione spettacolare alla mano, assist di tacco di Cuppone per Aloi e il 4-0 è servito. Poi più nulla. La marcia intrapresa è davvero impressionante, il Pescara segna tanto e non subisce, forse la vera novità con Zeman alla guida. All'orizzonte c'è il derby di Ancona per l'ennesima conferma. E allora, incredibile metamorfosi, Silvio, ma cosa c'è di vero in questo andamento schizofrenico del Pescara? Vabbè, io ho apprezzato come sempre il servizio di Massimo Lupacchini, che non spreca una sillaba, non una parola. C'è l'incipit dell'inizio che hai ricordato tu, la parola metamorfosi. No, io non credo alle metamorfosi, quelle di letteratura peraltro antiche e abruzzesi, ovidiane, ma la metamorfosi la lascio agli studenti di scuola media che... la crisalide, la farfalla, la lascio alla natura, al calcio che non ha più nulla di natura, no. Allora, insisto nel concetto, da vecchio, ahimè, studente che non ha completato il ciclo per troppi altri motivi di giurisprudenza, c'è il diritto pubblico e il diritto privato, c'è la comunicazione pubblica e la comunicazione privata. Quello pubblico fa dire delle cose giustissime. Per esempio sottoscrivo, e non potrebbe essere altrimenti, tutto quello che ha detto Daniele riguardo agli aggiustamenti. Però vedi, il Pellacani difensivo esisteva da luglio e la rotazione comunque, il Pellacani difensivo più consono al gioco e ai desiderata di Zeman esisteva da luglio, dalla preparazione. È un uomo così esperto e ottantenne, quasi ottantenne come Zeman, se ne accorge subito, non se ne accorge a Natale, da luglio. E così come la rotazione infinita del centrocampo, e in realtà doveva dare delle indicazioni da subito. Io continuo a pensare, sono laico, sono quasi da rivoluzione francese, e continuo a pensare a dei concetti molto pratici. E tutte le esternazioni di Zeman, assolutamente non zuccherine, degli ultimi due mesi mi danno ragione. I ragazzi non mi seguono, i ragazzi non devono giocare così, non hanno capito nulla, anche quando si vince, eccetera, eccetera. No, la comunicazione interna era stata interrotta, io non ho riprova di questo, però sono assolutamente autorizzato a pensarle, ho diritto ad esprimere la mia opinione. Era stata interrotta con i giocatori, con la società, non so perché, poi hanno fatto pace sotto Natale, e facendo pace sotto Natale, questa è la comunicazione interna, facendo pace sotto Natale si ritorna a una logica di risultati nel girone, non la voglio far facile, che è certamente il più abbordabile. Se il Pescara avesse avuto, non ci riprova ma lo dico, se il Pescara avesse avuto questo periodo di due mesi di buio totale, di mancanza di comunicazione interna nel girone C, anche nel girone A, ma soprattutto nel girone C, non so dove sarebbe. Anche se, ricordiamolo, il ritardo dalle prime due è considerevole, 12 e 10 punti, con 9 punti il Pescara, con 9 punti in 3 partite, il Pescara è passato dalla settima posizione in classifica, ingorgato come succede nella Formula 1 quando si sbagliano le prove e si parte in decima, undicesima posizione e non in pole position o quasi, e adesso è comunque terzo insieme al Perugia. Quindi pensate il divario che c'era.
Sono contento che abbiano fatto pace, perché sono sicuro che questo è il problema. Gli aggiustamenti è evidente che ci siano, è la dinamica del calcio e della vita, ma non spiegano la metamorfosi. Finalmente hanno fatto pace e si parlano. Per te, Daniele, quanto è importante la componente che, a mio parere, giustamente sottolineava Silvio, rispetto agli aggiustamenti tattici? Perché un centrocampo muscolare, Pellacani in difesa, gli aver ridato fiducia a Cuppone, sono aggiustamenti che poi nel periodo delle 8 partite consecutive col tourbillon di cambi che ci sono stati ha fatto anche smarrire un po' di certezze. Sì. Io ho sempre sottoscritto che Zeman non abbia ancora trovato una quadratura, forse non l'ha trovata neanche oggi, a giudicare dalle parole in sala stampa nel post partita di Pescara Olbia, anche dopo due vittorie debordanti. Un po' è lui così per sua natura, no? Questo suo perfezionismo misto all'integralismo, no? E giocare sempre con lo stesso modulo, cioè fossilizzarsi ormai da 50 anni sul 4-3-3, comunque ti porta ad essere un po' così, nel senso che lui ci ha sempre detto che voleva questi esterni che tagliassero dentro, quindi spesso le due ali invece andavano sull'esterno e non incidevano, non andavano in porta. E se vogliamo, ha sempre battuto il tasto della costruzione che ancora non avveniva come diceva lui. Secondo me dei segnali oggi ci sono, tangibili, in cuor suo lo sa anche lui, anche se nella sua imperturbabilità non lo dà a vedere, soprattutto a noi della stampa, e in cuor suo lui sa che questa squadra ha margini di miglioramento, ma lo sapeva sin dall'inizio. E Pescara si è reso protagonista di un avvio roboante, poi ha attraversato un periodo di netta flessione facendo un solo punto in 5 partite, oggi ha ritrovato la luce e secondo me il Boemo ha sempre avuto un po' il polso della situazione anche nei periodi più difficili, pur non avendo oggi un 11 base. La grande stranezza per me è proprio questa, cioè che arrivato a questo punto della stagione non sia ancora un 11 titolare, cosa che non è mai avvenuta nel corso degli anni della sua carriera. Sentiamolo allora adesso, mister Zeman. Le ultime 3 partite penso che abbiamo fatto bene, non solo come risultato ma anche come la voglia di giocare per vincere, la voglia di arrivare. Prima le partite, anche quelle che perdevamo, è vero che dominavamo sul possesso palla, ma non abbiamo giocato per fare gol. Lei aveva detto l'altra volta, qualche partita fa, i giocatori non mi seguono, invece adesso la stanno seguendo. Che cosa è cambiato? Hanno cambiato atteggiamento, nel senso che cerchiamo di giocare, a parte l'ultima mezz'ora dove di nuovo abbiamo smesso di giocare in verticale. Non siamo mai arrivati, però per un'ora penso che la squadra ha cercato gol, ha cercato di essere propositiva. Ha trovato la formazione tipo o ancora no? Ancora sta cambiando qualcosina? Ma io continuo a dire dall'inizio, io ho 25 giocatori, possono giocare tutti e sono tutti all'altezza. Poi io devo tirare 11 da far giocare ogni partita e per me possono giocare anche gli altri. Che ci dice sul Cuppone? Il Cuppone fa il suo, un po' di confusione, ma è importante che fa gol. Questo è importante. Nel calcio è importante fare gol, perché si vince solo facendolo. Zemallandia è tornata a fare tanti gol e questa forse è la cosa più importante. E speriamo che si convincano di giocare per più in profondità, più in verticale. Per ora ci è riuscito in ultime 3 partite, speriamo che continuino. I ragazzi hanno cambiato atteggiamento, le parole del Boemo confermano esplicitamente il tuo assunto, Silvio. Sì, se per questo ha detto anche prima dominavamo
ma i giocatori non capivano, quasi non giocavano per fare gol. Cioè, tutto, io voglio andare oltre, perché ormai è chiaro. Cioè. Adesso ormai è chiaro. Bisogna sperare, andando oltre e cercando di immaginare che adesso questa frattura... è esistita una frattura, non è stata esplicitata, è esistita una frattura di carattere tecnico-tattico e soprattutto di rapporti. Lui non cambia, vivesse come gli auguro 160, 240 anni, 500 anni e sempre in panchina, magari un po' più ricurvo, ma sempre sferzante nei giudizi al nostro ottimo Vasile, che cosa ha detto? Ha dato la sua massima, assolutamente la palissiana, ma l'ha buttato lì guardandolo. Se volessimo rivedere l'intervista, l'unico momento in cui lui guarda Vasile è quello che gli dice: per giocare a calcio e per vincere a calcio bisogna fare gol, che è una cosa alla palissiana, no? È quasi offensiva dirlo a chi ti in un contesto calcistico ti intervista, ma come dire, non volevano fare gol. E siccome questo è assurdo, che i giocatori per mesi non vogliano fare gol, è successo questo. Allora, andiamo oltre, perché questo, cioè, non lo so, tanto non conta niente, ho ragione. Abbiamo ragione, qualcuno ha ragione, chi la pensa come noi anche parzialmente ha ragione. Il compromesso, perché tale è, il compromesso, ma non c'è nulla di male, nulla di scandaloso, figuriamoci, lo si trovano dalla Champions League fino all'ultimo campionato. Il compromesso reggerà? Finalmente sono tutti contenti. Poi mi ha fatto anche sorridere quando ha detto: ma Cupone, l'uomo del momento, almeno in attacco, sì, fa confusione, però va bene, fa il suo finché segna. Ecco, qui c'è veramente tutto Zeman. Caro Massimo Lupacchini, complimenti per i tuoi servizi. Non c'è metamorfosi, c'è soltanto una crisalide diabolica che si muove e fa uscire la farfalla quando vuole lei. Daniele, Messier la Paris per Messier la Paris, per vincere bisogna fare i gol, per non perdere bisogna non prenderne un solo gol nelle ultime quattro partite, Coppa Italia incluso. È un ossimoro per Zeman? Hai fotografato bene la situazione, Luciano. Secondo me non lo è, perché se il Pescara si esprime in questa maniera è anche perché ha trovato un modo migliore di difendersi. Prima avevo accennato il discorso di Pellacani, ma forse non è solo Pellacani, e questa squadra è riuscita a trovare un equilibrio tra i reparti e dunque fa meno difficoltà, subisce meno l'avversario e ha trovato anche le chiavi giuste per imporre il proprio gioco. Questa pioggia di gol nelle ultime due uscite ha rappresentato proprio questo. E poi volevo sottolineare anche l'ottima prova di D'Agasso, un ragazzo di 19 anni che è stato messo in cabina di regia. Non era scontata, secondo me, una prestazione del genere, promossa a pieni voti. Questo giovane si è tolto anche la soddisfazione di un gol, un giocatore che sicuramente può essere riproposto in una rosa così ampia. Ha saputo ritagliarsi e saprà ritagliarsi anche lui il giusto spazio. E allora lo ha chiamato il nostro Daniele Rossi, Matteo D'Agasso. Ascoltiamolo ai microfoni di Super J. No, è stata una bellissima serata, soprattutto per la prestazione fatta da parte della squadra. Poi ovviamente a livello personale sono molto felice per aver realizzato il mio primo gol. Che cosa significa? Cosa hai pensato in quel momento? Quando la palla è entrata, sinceramente non ho pensato a niente. Ho cominciato ad esultare, ho visto tutti i compagni venire verso di me. È stata una sensazione bellissima. Allora, una sensazione bella sono stati anche i quattro gol di oggi, che uniti a quelli delle ultime due partite danno un Pescara diverso da quello di qualche partita fa. No, noi comunque abbiamo sempre lavorato bene, siamo sempre stati abbastanza sereni anche quando purtroppo i risultati non arrivavano, e adesso finalmente arrivano le vittorie, arrivano i gol, quindi siamo contentissimi. Ma cosa è cambiato? Perché Zeman diceva: i ragazzi non mi seguono, adesso seguite. No. Cosa è cambiato nella vostra testa o nelle vostre gambe? Non lo so cosa è cambiato, noi comunque ci siamo sempre impegnati a cercare di fare quello che ci ha chiesto il mister, e delle volte ci siamo riusciti di meno e invece altre volte è andata meglio. Adesso c'è la Coppa Italia a Catania. Sì, sarà sicuramente
una bella partita, una partita difficile, però siamo contenti che siamo riusciti ad andare avanti anche in Coppa. Primo gol dai professionisti per un abruzzese come Tagasso, una gioia però strozzata un po' in gola per l'assenza dei tifosi nella curva nord in una partita Pescara Olbia a suo modo storica proprio per questa squalifica del settore dove stazionano i tifosi più caldi del popolo biancazzurro. Silvio, a te ti voglio chiedere quanto è cervellotica una sanzione del genere in un'era ipertecnologica dove ci sono, come a Pescara, le telecamere di infrarossi con riconoscimento facciale, 100-150 persone in trasferta, fanno quello che fanno e portano alla squalifica di un intero settore. Allora, questo è veramente un pasticcio, davvero sgradevole, ne ho parlato anche in questa emittente alcuni giorni fa. E non conosco le carte, questo va detto, sembra una dichiarazione di quelle dei telegiornali, no? Non conosco le carte, ma ricollegandomi, no, alla mia vecchissima, evidentemente, militanza da studente di giurisprudenza, continuo a pensare che questa lingua andata fuori controllo del diritto sportivo sostanziale e formale non faccia giustizia. La responsabilità oggettiva è un qualcosa che è invecchiato molto più di me. È un concetto che non ha più riscontro nella realtà fattuale del calcio e di tutti gli altri sport. L'interrogativo che io mi pongo e continuo a pormi è un altro. Le cose sono andate molto bene. Tra l'altro la faccia pulita di Tagasso è confortante. È evidente che lui ha sempre obbedito a Zema, semmai sono i 27enni, i 28enni che fanno resistenza, per tornare al nostro discorso. Ma se non fosse finita così? E in ogni caso, non per tirarla, per carità, ma perché era una delle possibilità. La società ha fatto tutto quanto era nella sua possibilità, ha difeso con veemenza i propri abbonati, sì o no? Se no, perché? Per essere virtuosa agli occhi della federazione, agli organi di giustizia sportiva, in attesa di atteggiamenti magari migliori nei prossimi governi, e questo è un atteggiamento assolutamente rischioso. Bisogna capire che cosa, qual è la linea di condotta societaria rispetto a questo discorso, perché è andata bene, ma è stata perpetrata una chiara ingiustizia. I diritti di tutti gli altri tifosi del Pescara sono stati calpestati. Poi le cose sono andate bene. Pensiamo se fosse andato in un altro modo. Fuori dallo stadio, cosa sarebbe accaduto? Fuori dallo stadio c'erano i tifosi della Nord, abbiamo visto che poi il triplice fischio i giocatori del Pescara sono andati a salutarli. Nella seconda parte della trasmissione avremo anche un'intervista al presidente Sebastiani che parla dei tifosi, parla anche della società. Daniele, stiamo per andare al break pubblicitario, ti chiedo telegraficamente, da cronista che rappresenta lo stadio, quanto sì. è stato strano raccontare, vivere e poi raccontare una partita senza la curva nord? Un clima davvero surreale, bellissimo però l'abbraccio a fine partita tra giocatori e tifosi che sono rimasti fuori ma che hanno incoraggiato costantemente la squadra. Benissimo, vediamo, abbiamo ancora visto le immagini, ci fermiamo per un piccolo break pubblicitario, a tra pochissimo. Seconda parte di Pescara Social Club, qui dagli studi a due passi da Piazza Salotto, siamo con Silvio Sarta e Daniele Rossi. Nella prima parte Silvio Sarta ha parlato di comunicazione interna e comunicazione esterna, andiamo a sentire parte della comunicazione esterna del presidente Daniele Sebastiani. Presidente Sebastiani, partiamo dalla fine, i ragazzi dal triplice fischio
sono andati direttamente fuori a salutare la curva nord. Quanto è stata strana questa partita? Ma strana perché purtroppo era la prima volta che capitava e speriamo sia anche l'ultima. E giocare senza il tifo non è una cosa bella. Mi dispiace perché se togliamo l'unica cosa che di coreografo che c'è, la coreografia che fanno le curve, cioè tutto quello che fanno durante una partita, è inutile venire allo stadio, è meglio andare al teatro. Però di contro dobbiamo capire anche, devono capire anche i tifosi, che su queste cose ci sarà molta attenzione, c'è molta attenzione. Noi a Pescara abbiamo dovuto mettere delle telecamere addirittura con i riconoscimenti facciali, per cui a me dispiace anche quando devi trovare poi un tifoso che va fuori dal campo e non può venire allo stadio, però devono capire che purtroppo per fortuna allo stadio bisogna venirci per vedere la partita, per tifare e non per fare altro, perché purtroppo questi saranno le situazioni, queste situazioni si ripeteranno non solo a Pescara, lo vedete anche in altri posti. Veniamo alle questioni di campo. 3 vittorie di fila, 11 gol fatti, uno solo subito. È veramente tornato a Zemanlandia? No, non era, ci vuole equilibrio, caro Luciano. Noi non eravamo scarsi una settimana fa, non siamo dei fenomeni oggi. Siamo una squadra buona, fatta da tanti giovani, e quando tu hai tanti giovani devi avere pazienza e devi aspettare. Possono sbagliare delle partite, possono avere un periodo che non è sicura, che non è stato sicuramente il top. Oggi la squadra sta girando bene, corre, credo che agli occhi di tutti si veda un fatto, balza agli occhi di tutti un fatto che corriamo più degli altri sicuramente, abbiamo insieme alla corsa abbiamo una qualità che è superiore. Però c'è da dire che l'andamento di questo Pescara è un po' schizofrenico, 16 punti su 18 nelle prime 6, 5 punti nelle successive 8 partite e poi 9 su 9 nelle ultime 3. Sì, però se guardiamo quel periodo intermedio dove non abbiamo fatto bene, andiamo a vedere, analizzare le partite, credo che le occasioni da gol che abbiamo avuto noi non le hanno avute neanche quelli che hanno vinto tutte le partite. E quindi è evidente che anche oggi, no? Se Cuppone credo abbia fatto un Eurogol più che un gol. E la sblocchi e poi magari giochi in maniera diversa, non la sblocchi, la porti avanti e fai fatica a segnare, magari impatti sul risultato o addirittura rischi di perdere, quindi le partite bisogna chiuderle. Poi il Pescara se riesce a giocare, se riesce a avere gli spazi per giocare, ha una qualità che credo abbiano in poche in questa categoria. Mercoledì si torna subito in campo per la Coppa Italia, è un obiettivo reale per il Pescara? Noi non l'abbiamo assolutamente snobbata fino ad oggi, anzi abbiamo giocato tutte le partite con il massimo impegno, abbiamo due squadre, perché fondamentalmente abbiamo due formazioni che possono giocare campionato e Coppa Italia insieme, e sicuramente andremo lì per giocarcela. L'ultima, si avvicina al mercato ma ci sarà tempo per parlarne, le chiedo invece, ci sono novità imminenti nei quadri societari? No, non ci sono società imminenti, ma sicuramente ci stiamo lavorando in maniera costante, perché per guardare con serenità il futuro bisogna che si rafforzi la società o addirittura che si sostituiscano gli attuali con delle persone che hanno magari più potenzialità. Per me le due cose vanno di pari passo, l'importante è il bene della società, che il Pescara possa rimanere sempre in una condizione dignitosa come lo ha fatto in questi 15 anni di nostra presenza a Pescara. E allora abbiamo toccato vari argomenti, Silvio, con il presidente Sebastiani, tifosi, momento della squadra, partita di Catania che ricordo esserci mercoledì, gara secca con in palio la semifinale, ed infine possibili sviluppi in società. Ti ha colpito qualcosa e se sì cosa? Delle risposte ovviamente. Beh, vado in ordine sparso, partendo dalla fine, caro Luciano, come ti ha detto, che poi è stato una cosa, questo fa parte del gioco della comunicazione, lo dico sorridendo, io che non sorrido sempre, e chissà quanti non sorridono sempre più o meno come me per le vicende umane. Perché sulla questione societaria, caro Luciano, praticamente non ti ha detto nulla. Nel senso che ha detto le cose vanno di pari passo, noi andiamo avanti, eccetera, eccetera, ma se ci sarà uno
una, perché no? Insomma, voglio dire, basta con queste distinzioni di genere. Viene una persona, una donna ricchissima, da non so dove, magari dall'Arabia Saudita, con il velo, e dove vanno tutti, anche se i diritti umani vengono calpestati, ma chi se ne frega. Mancini, un giorno dopo aver avuto pieni poteri dall'abruzzese Gravina, presidente della Federcalcio, si prende tutto. Questo domanda, insomma. Coppa Italia, no, non è stato esattamente così. Le due squadre per fare i due, per essere competitivi su tutti e due i fronti, non sono stati un obiettivo della società, secondo me, dall'inizio del campionato. Tant'è vero che nel periodo cupo, cupissimo, quando io scherzosamente, insomma, così con un'iperbole, ho detto andava tutto malissimo, poi il Pescara ha spezzato le reni al Latina e c'è stata la prima scintilla. No, perché sarebbe stato, o forse sarà, in quel momento una sorta di calcio d'angolo, insomma, di uscita di sicurezza da questo punto di vista, per quanto una partita a Catania-Pescara, pure se si gioca tra Scapoli e Ammogliati, è partita durissima per le reminiscenze, per tutte queste cose. E il resto sulla squadra è un perfetto, ma sottolineo senza ironia, perfetto esercizio di comunicazione esterna, che secondo me Sebastiani, che ti ha fatto notare a tutto il mondo in chiusura di interviste, secondo me non a caso, che da 15 anni c'è lui, si è fatto le ossa dal punto di vista della comunicazione esterna, quella istituzionale, nei due passaggi in Serie A, dove ha potuto toccare con mano, pacche sulle spalle e dare del tu ai grandi presidenti della Serie A, e quindi credo, come umano che sia, che abbia preso da qua, preso da là, da capitani d'industria, da persone potentissime e non magari non molto abbienti da questo punto, dal punto di vista finanziario, parole sue, peraltro, e che quindi dica questo. Io continuo ostinatamente a pensare che adesso le cose vanno bene e voglio andare avanti, ma prima non andavano bene sotto il profilo dei rapporti, e che secondo me i tifosi, quelli che sono rimasti fuori, su questo non ha detto assolutamente nulla, perché io non ho ancora capito perché, magari è stata una questione obbligata, me l'auguro, giuridica, sostanziale e formale, non ho ancora capito perché non abbia fatto una battaglia il Pescara per i propri tifosi, anziché rammaricarsi genericamente del fatto che non ci fossero. Però non conosco le carte e non ce le ha fatte conoscere neanche con una parola il presidente Sebastiani. Io dico che a questo punto 4-5 gol, tutti i tifosi, quelli che erano dentro lo stadio, in televisione, a casa e fuori dallo stadio, se ancora si vince 1-0 per autogol, sono felicissimi. Direi proprio di sì. A proposito di tifosi, Daniele, tu che sei anche abbastanza vicino, conosci la tifoseria biancazzurra, il presidente Sebastiani nel finale ha detto: da 15 anni questa società mantiene più che dignitosamente la squadra. Eppure i tifosi non la pensano così. Assolutamente no. Purtroppo si è creata questa frattura, ahimè, insanabile tra il presidente e la tifoseria. Si va avanti su questo trend ormai da anni, anche alla luce delle vicissitudini sportive. Attenzione, perché si parla di retrocessioni. Non a caso il Pescara sta disputando campionati di Serie C. Se vogliamo, la dimensione, quello che si aspetta la piazza è sicuramente la Serie B, perché diciamo quella è la dimensione di Pescara, no? Quella è la dimensione che più si addice sia alla città che alla piazza. Così non è, bisogna essere realisti. Oggi il Pescara non è una squadra da vertice, poi potrà regalare anche soddisfazioni strada facendo, ma io l'ho detto
in tempi non sospetti. Questa non è una squadra costruita per il primato, magari può esserlo una squadra come il Cesena, un rullo compressore capace di collezionare 6 vittorie consecutive. Il Pescara non ha quelle caratteristiche, è una squadra che può migliorare, io mi auguro vivamente che migliorerà, ma oggi come oggi è una squadra da terzo posto, come dice la classifica. Silvio, quanto è legittima l'aspirazione della tifoseria pescarese ad avere una squadra ambiziosa in categorie più alte di quelle che sta disputando nell'ultimo triennio, quando poi il tessuto economico cittadino ma anche regionale non esprime un'imprenditoria in grado di prendere e portare in alto una società come il Pescara? Ma questo è l'eterno dilemma, però io sposo quello che ha detto lui riguardo alla dimensione tipo, chiamiamola così, del Pescara rispetto al posizionamento socio-economico del calcio italiano in questo momento. Quindi la Serie B, anche per essere un po' moderni e fare discorsi legati alle situazioni attuali, è a mio avviso, almeno dal punto di vista iniziale, poi le ambizioni possono arrivare di mese in mese, di settimana in settimana. Io dico sempre, lo abbiamo detto prima anche della trasmissione, ma pensate cosa sta succedendo in Spagna col Girona, insomma, per capire, che è un passo, cioè è l'aeroporto di Barcellona, uno degli aeroporti di Barcellona che siamo a Girona, e ha vinto a Barcellona 4-2 in testa alla classifica. È una storia che ricorda il Leicester che vinse con Ranieri, con il mitico, il grande, l'amato da tutti oltretutto, Ranieri in Inghilterra, però senza arrivare a sognare in questo modo. Il Pescara è tradizionalmente la squadra capofila del calcio abruzzese, che ha disputato la Serie A, eccetera, eccetera. Però andiamo lì, secondo me, io continuo a pensare, e non è un pensiero negativo, che volendo la forza economico-finanziaria, almeno di un gruppo di persone, ma un gruppo nel senso non tra di loro, un numero, ecco, imprecisato, una decina di persone tra Pescara e provincia capaci finanziariamente di accollarsi questo progetto, esista, e non da oggi. Che poi ci siano mille motivi per i quali non vogliano esporsi, e questa è storia italiana, non soltanto di Pescara dell'Abruzzo, ma attenzione, perché le cose cambiano in fretta. La Serie C va troppo, troppo stretta al Pescara. Il Pineto, che sta lì, ne è la prova. Ma andiamo in Serie D, soltanto un passo indietro. Ci sono, e mi piace sottolinearlo, tra le prime 7 in classifica le 4 abruzzesi del girone, che sono, in ordine adesso di classifica non lo so, il Chieti, l'Avezzano, l'Aquila, che risorta insomma in questo modo, e persino il Notaresco, che è 7º, che stanno facendo tutte e 4 campionati ampiamente migliori degli ultimi, non soltanto dell'ultimo, degli ultimi. Cioè c'è un fermento, sono rinate Teramo e Giulianova che vogliono andare a fretta. E allora questa catena che spinge verso l'alto dovrebbe finalmente indurre, credo, la società con le potenzialità di Sebastiani e dei suoi soci, di altri soci, di altri. Lui si è detto aperto al tuo microfono ancora una volta da questo punto di vista, ma lo è di fatto aperto da 15 anni. Allora a me sembra che una sorta di legittimo tatticismo finanziario da questo punto di vista però non segua il discorso di questa regione. Questa regione vuole sempre puntare in alto, cioè praticamente siamo pure in campagna elettorale delle regionali, quindi anche l'ultima lista dell'ultimo partito, pure se fossero in 2, ti farà gli stessi discorsi. Guarda, ti farà esattamente gli stessi discorsi. Allora Pescara, per legittimare, soprattutto agli occhi dei tifosi, nel momento in cui c'è una frattura da molti anni con il presidente, si deve svegliare da questo, si devono svegliare gli altri, si devono svegliare le tante persone, nomi non ne faccio, poi sono forestiero, per carità, ma esistono e lo sanno tutti. Che poi il gruppo di imprenditori era quello che ha ripreso il Pescara dal fallimento, Pescara e Pescaresi, c'era Sebastiani, c'erano De Cecco, Edmondo e tanti altri,
L'idea può tornare di moda, lo scopriremo nelle prossime settimane, ma voglio restare un attimo con Silvio e sul presidente Sebastiani, perché il filone di questa trasmissione oramai è la comunicazione. Sì. 8 partite con 5 punti, il presidente si è visto rarissimamente, si è più visto dell'Icarri. Se è tornato a vincere, è tornato il presidente. È una scelta comunicativa giusta o sbagliata? È una scelta comunicativa. Giusto o sbagliata, a questo punto non fa neanche dal mio punto di vista la differenza. È una scelta comunicativa che, insomma, tradisce quelle che sono le strategie comunicative, che siano giuste o sbagliate. Certo è che così, e questo vale per esempio per il rapporto con i tifosi, per la difesa, io non conosco le carte, però insomma fossi stato io, avrei fatto una battaglia senza quartiere per cercare di avere giustizia, ma non per incoraggiare la delinquenza o comunque il teppismo in trasferta, ma per mettere i puntini sulle i, anche perché il discorso è strano e dice che c'è un investimento economico, visto che non ci sono tantissimi soldi, con le telecamere di riconoscimento facciale, cioè, quindi c'è anche un investimento da questo punto di vista. Se si fanno gli investimenti, si devono proteggere i contenuti morali di questi investimenti. Allora, per ritornare alla tua domanda, il discorso è esattamente chiaro e devo tornare al mio ottimo amico Massimo Lupacchini, che è stato molto poetico. Questa trasmissione è anche poetica, insomma, vengo qui e la amo e la prediligo anche per questo motivo. Ma che metamorfosi, ma ci sono calcoli, che metamorfosi, lasciamole ai libri di letteratura meravigliosa, al latino. Torniamo a cose più terra terra, Daniele, questioni di campo. Bene. Era un campo di patate l'Adriatico sabato? Ma questa è la cosa che mi è balzata all'occhio immediatamente appena sono entrato allo stadio. In effetti non mi aspettavo di trovarlo così, è peggiorato negli ultimi giorni, lo ha sottolineato anche il presidente Sebastiani nel post partita. Si farà sicuramente qualcosa, anche perché questo Pescara, una squadra dotata di grande tasso tecnico, ha bisogno di un manto erboso all'altezza. Posso dire una cosa su questo, certo, su questo aspetto? Il buon, fantastico, meraviglioso Giorgio Repetto, proprio qualche giorno fa in un'altra trasmissione di questa emittente, ha fornito un dato che non conoscevo, che tra l'altro poi è riferito a qualche stagione fa, temo che sia aumentato. Il Pescara deve, immaginate poi questa situazione frazionata in tutta la penisola, nord, centro, sud, isole comprese, e deve versare alle casse comunali per ogni partita 11.000 euro per il campo, oltre agli oneri relativi alla sicurezza, ai servizi, eccetera eccetera. A fronte di incassi che non esistono, figuratevi poi lasciando fuori moltissimi tifosi, cioè la parte vera della tifoseria, insomma, che l'incasso si riduce a zero. Allora mi chiedo, se fossi il presidente sarebbe un fallimento subito totale, ma se in chiave così romantica, ideale, io fossi il presidente di una tifoseria che spinge in alto per tornare agli antichi fasti, per esempio, ingaggerei un confronto cordiale, ma insomma anche aspro se necessario, con le autorità comunali, affinché, in virtù e in considerazione del fatto che il Pescara è un patrimonio, è il patrimonio calcistico regionale, insomma è il comune che ci deve pensare. A me non sembra che, e non vorrei che ci fossero, insomma, dei riguardi e dei tatticismi di carattere politico affinché questa cosa non venga fatta. Anche qui io non conosco quali sono le regole, eccetera eccetera, però insomma ripeto, che ne sa, non una, due più del diavolo, lamenta questa cosa. Non sono pochi. Quanto sarà stato l'incasso di Pescara a Olbia? Cioè 4-0, ma sono andati sotto economicamente? Non lo so. Io farei qualunque cosa per cercare di ristabilire dei parametri giusti e concreti che facciano
sognare la tifoseria e la facciano stare gioiosa. E tra cosa dite voi all'inizio della trasmissione? Bellissimo, tutto quello che cerco è amore, presa dai Beatles. Questa è un'altra diavoleria, come le Metamorfosi, ma le pensate la notte, che cosa fate? Vabbè, l'unica cosa che non mi è piaciuta è quello che ha detto, però ho capito lo spirito con cui l'ha detta, quindi sono bonario, presidente, dice se togliamo la coreografia allo stadio allora è andata a teatro. Cioè, guarda, teatro c'è amore, spero che ne parleremo, a teatro c'è la più grande soddisfazione umana, per cui non farei questo tipo di paragone. Ma parliamone subito di teatro, perché il 19 dicembre il nostro Silvio è protagonista, insieme a tanti ragazzi, ma ce ne parlerà lui, di una bellissima serata. A te Silvio. Allora io vi ringrazio intanto per l'occasione, e lo faccio con grande sincerità. L'associazione Orizzonte di Francavilla al Mare, beh, tu sei francavillese, si può dire. Cioè, come no, certo. Ecco, lo sapete, adesso vi dico anche dove abita, eccetera. Presidente Michela Mattoscio, che tu conosci. E che salutiamo. E che salutiamo. Da anni, noi, io in primis, ma tutti insieme in realtà, lavoriamo con i meravigliosi ospiti di questa comunità. Si parla di autismo nelle sue varie sfaccettature. È un fenomeno davvero, davvero duro, a mio avviso, dal punto di vista sociale, con numeri in incredibile aumento, ma noi cerchiamo, lo fa Michela Mattoscio con tutti i suoi collaboratori principali da molti anni, da 30 anni, ecco, noi cerchiamo di fare in modo che il teatro sia la chiave di lettura. Allora al Teatro Cordova di Pescara, uno dei tanti spettacoli, quello natalizio di questo 2023, Natale senza copione, che significa anche gioia, senza magari quei tic familiari che o comunque psicologici che ci sono nelle feste comandate Natale in primis. Guardate, c'è tanto divertimento, è praticamente un musical, si sta bene insieme, si spende molto poco, però insomma sosteneteci con questo piccolo, ma veramente piccolo ingresso. Ed è come andare, dai, voglio dire, fatemela dire, è come andare allo stadio, è uguale, si ha la stessa gioia. Cioè, presente, noi a teatro vinciamo sempre e non paghiamo 11.000 euro al comune. E allora, il 19 dicembre, visto che il Pescara gioca ogni 3 giorni, il 19 dicembre non giocherà, andiamo tutti a vedere Natale senza copione, che sicuramente sarà una bella serata e si aiuterà a fare qualcosa. Grazie di bello. Grazie davvero a voi. Torniamo alle cose più blande, Daniele. Dopodomani si gioca Coppa Italia. Sì. Deve essere un obiettivo. Sì, è diventato un obiettivo di questo Pescara la Coppa Italia, visto il divario con il Cesena, e visto che la Coppa Italia darà alla vincitrice il lasciapassare per le fasi nazionali dei playoff, quindi un motivo in più per trovare gli stimoli per superare il turno. Non sarà di certo impresa facile. Il Catania oggi è nelle mani di Cristiano Lucarelli, che ha sostituito Tabbiani in corso d'opera, tra l'altro Lucarelli che ha iniziato la stagione alla Ternana, quindi un caso molto singolare che è destinato a ripetersi viste le nuove normative. Dicevo, non sarà impresa facile, anche perché il Catania ha una società ambiziosa, anche se una neopromossa, l'anno scorso ha vinto il proprio girone in Serie D, è nelle mani di una proprietà italo-australiana della famiglia Pelligra, che tra l'altro si erano avvicinati a loro modo anche alla Pescara Calcio, sempre per rimanere in termini societari. Staremo a vedere se magari Zeman darà spazio alle seconde linee, come probabile, secondo me non snaturerà più di tanto questa squadra che comunque sta regalando delle soddisfazioni nelle ultime uscite. Probabilmente però dal primo minuto non ci sarà Salvatore Aloi, lo andiamo a sentire però. Credo che una squadra fatta di tanti giovani, alla fine nel corso di un campionato ci sono alti e bassi, quindi spero che quel periodo, tra virgolette, un pochettino negativo
ci è passato, quindi mo magari adesso siamo secondo me più sciolti nelle giocate, quindi io credo che se giochiamo sempre così, soprattutto con questo atteggiamento, possiamo toglierci delle belle soddisfazioni. Alla fine abbiamo fatto 6 punti fuori casa, 2 trasferte e questa bella partita in casa, nulla. Sapevamo che dovevamo rimboccarci le maniche perché non andava assolutamente bene, quindi stiamo lavorando sempre su dei concetti ben precisi e quindi alla fine il calcio ti paga prima o poi. Sì, Catania, la piazza si presenta da sola, lì ci ho fatto un playoff che era lo stadio tutto pieno, magari ti senti un attimino anche giocatore importante, quindi devi scendere in campo con la consapevolezza intanto che i tifosi non scendono in campo. Quindi ti devi un attimino isolare nel tuo ruolo, concentrarti bene e dare tutto se stesso e poi alla fine della partita uno ti reconti. Ma ancora siamo a dicembre, la strada è lunghissima, sicuramente cercheremo di non ripetere certi errori, poi ripeto, alti e bassi ci possono stare, ma noi cercheremo sempre di stare al top. Dove mi mette il mister? No, nel senso mi trovo sia mezzala sia play, cerco sempre di dare il mio contributo, poi cioè, alla fine l'allenatore sceglie, quindi siamo a disposizione sua e della squadra soprattutto. Siamo oramai addirittura d'arrivo. Silvio, la prima volta che sei venuto qua, crisi, altre volte sei stato con noi, altre parole. Quest'oggi metamorfosi, identità. Esatto. Oggi metamorfosi, la prossima puntata che sarai ospite, ed è un io invito spero, questo. Grazie. E io spero che la parola sia a furor di popolo consapevolezza, nel senso della possibilità di continuare tutti d'accordo in termini positivi e di grande forza sportiva. Ha consapevolezza questo Pescara, Daniele? Secondo me sì, adesso ha già raggiunto un buon livello, secondo me può migliorare e può raggiungere un ulteriore grado di maturità. E allora, grazie a Daniele grazie Rossi, a voi. Grazie a Silvio grazie Sarta, a voi. Grazie a Massimo Lupachini in regia, grazie alla struttura di Super J e soprattutto a voi che ci avete seguito. A lunedì prossimo, buona serata.